Buon sabato ragazzi, buon sabato, buon sabato, buon sabato, buon sabato ragazzi, grazie, grazie a tutti per quelli che stanno guardando la recensione di Final Destination 1 e 2. Il Final Destination 2 sta andando alla grande. Oggi analizzeremo Final Destination 3, uno dei miei preferiti della saga, e credo che finiremo qua che il 4 e 5. Per me, sono scarsi. Poi vedremo se continueremo a fare il 3, il 4 e il 5. E vediamo come andrà a finire il terzo, se prenderà un bel paio di like. Il video andrà, non so, questa notte o domani mattina, in prima mattinata. Comunque, ragazzi, voglio salutare un mio grandissimo amico, Walter Junior Salami. Ciao, Walter. E voglio fare una sponsorizzazione. Voglio che vi iscrivete al canale di questo grande amico mio di Walter. Si chiama Nuovissimo 1000 Film. Nuovissimo 1000 Film distaccato. Poi Nuovissimo, poi 1000 Film tutto distaccato. Vi invito veramente a iscrivervi al canale del mio amico perché veramente fa video. Lui tratta tutti i tipi di film, dall'horror, dal comico, tutti i tipi di film. Molto, molto, molto bravo, perciò tutti gli amici miei li invito a iscriversi al canale, ripeto, Nuovissimo, poi distaccato, 1000 film, tutto unito. Fa bellissime recensioni, e ripeto, e non tratta solo horror come faccio io, ma bensì tratta di qualsiasi genere, dal comico a tutto. Ciao Walter, e grazie per l'affetto che mi porta sempre nei video. Ciao Walter, e ripeto, iscrivetevi al canale suo, Nuovissimo Film, 1000 Film. Ciao ragazzi, ora parliamo del film Final Destination 3. Cioè, le curiosità non le ho messe, che le curiosità sono tantissime. Comunque, tutto le curiosità si basano tutto sul volo 180. Vi ricordate il volo 180? Allora, la durata del film è come al solito di 93 minuti. In Italia, negli Stati Uniti è uscito il 19 febbraio del 2006, invece in Italia è arrivato sempre nel 2007. Allora, come in ogni film di Final Destination, qui stavolta una ragazza di nome Wendy è al Luna Park con i suoi amici. All'improvviso ha, come al solito, come gli altri, una visione che mentre Wendy era sulle montagne russe, le montagne russe si staccavano e morivano tutti i suoi amici e morì anche il suo ragazzo. All'improvviso Wendy si mette a gridare prima di partire, perché come al solito degli altri film si risveglia e vede tutto quello che era stato successo nell'incubo, vede che stava accadendo. Lì Wendy comincia a gridare, alcuni si mettono a litigare e buttano fuori Wendy e altri ragazzi e lasciano lì il ragazzo di Wendy. All'improvviso, mentre litigano tutti fuori perché erano scesi alle montagne russe, veramente una delle mo le montagne russe crollano e muoiono tutti. Mo una morte terribile, e muore anche il ragazzo di Wendy. E siano salvate, mi sembra, sei vittime siano salvate. Tra questi c'era Kevin, un grandissimo amico di Wendy, le due amiche molto molto montate, Ashley ed Ashley. Poi c'era Lettin, poi c'era Frank, che si era anche salvato, un ragazzo molto muscoloso di nome Levis, un'altra ragazza che poi, comunque si erano salvati, sette persone si erano salvate ed Erin, e poi si scoprono. Allora, comunque si salvano e all'improvviso, dopo un paio di qualche settimana dopo, Ashley ed Ashley vanno in una specie di vanno in un negozio per abbronzarsi e rimangono bloccate dentro delle lettine abbronzanti. All'improvviso, non so, cade una specie di armadietto e questo armadietto fa bloccare i lettini che non si possono aprire. All'improvviso un cortocircuito e le due ragazze, Ashley ed Ashley, muoiono veramente orribilmente ustionati da questi lettini abbronzanti. Poi è la seconda volta, il secondo che muore è Frank, che mentre camminava viene investito da un camion
e l'elica di questo camion gli stacca, gli fracassa il cervello. Allora, questa terza morte convince Wendy e Kevin che ci sia qualcosa in giro, qualcosa che non va, perché vedono le foto di quelli che prima che partivano si erano scattate tutte le foto e vedono e vede che queste foto erano strane. Infatti vedono, prende la foto dove c'erano Ashley ed Ashley e vedono che avevano dietro le due di sé del fuoco. Infatti erano molto ustionate. Poi vedono la foto di Robin e vedono la foto di Frank e vedono che era con il collo mozzato. Infatti muore con il collo mozzato. E indagano e stanno andando da Lewis. Lewis era un ragazzo di colore molto muscoloso che in questa foto appariva che veniva staccata la testa. E vanno in palestra e lo vogliono avvisare che la morte lo sta cercando e la morte lo vuole uccidere, ma giustamente Lewis non ci crede e non li sente. E mentre che fa i sollevamenti pesi, all'improvviso con una forza naturale fa muovere dal soffitto dei pesanti martelli e gli schiacciano completamente la testa e muore anche Lewis. Subito dopo vedono una foto e vanno da Alan e da Erin, sono due ragazzi, e vedono la foto di Erin che moriva con delle cose conficcate in faccia. Avvisano i due ragazzi, ma giustamente Erin non ci crede e neanche il suo ragazzo ci crede. E mentre Erin stava per chiudere il lavoro, che lui e il suo ragazzo lavoravano in un deposito di legnameria, all'improvviso la pistola spara a chiodi, spara da sola e le ammazza Erin con la pistola spara a chiodi. E si salva il suo ragazzo, Lan, e scappa. All'improvviso Wendy scopre che anche in quella giostra che si erano salvate c'era anche la sorella di lei, Julienne e Perrin, quella sera c'era una festa e cercano Julienne, la sorella, e Perrin. Trovano Julienne, ma all'improvviso cade un palo che si conficca mortalmente e uccide Perrin. E Perrin è l'altra ragazza che muore. Muore mentre sparano le botti. Una bandiera salta in aria e si conficca nel petto di Perrin. E rimangono solo Lan, Wendy, Kevin e Julienne. Lan, per sfuggire alla morte, vuol far morire tutti gli altri sopravvissuti delle giostre. Però loro si salvano e all'improvviso Lan viene schiacciato da un cartellone pubblicitario. Così pensano che uccidendo che morto Lan, Wendy, Kevin e Julienne si sentono salvi, che la morte non ha mai li abbia lasciati, perché li abbia lasciati, sono morti tutti. Però non hanno fatto conto con la morte, che la morte, come detto, non si scorda mai di loro. E il progetto della morte non finirà mai. Mentre che sono dentro una metropolitana, Wendy ha un presagio che il treno deria e proprio si sveglia. Tutti si mettono a ridere, da Kevin, da Wendy, da Julienne, la prendono in giro, ma all'improvviso il sogno di Wendy si realizza, il treno deraglia e muoiono tutti. E anche in questo film di Final Destination tutti muoiono. Il film è questo, Final Destination è questo. Spero che vi sia piaciuto il video, spero che, come dice il mio amico, l'ho detto bene, anche se io, come ripeto, Non faccio video bellissimi, li faccio modesti. Ripeto, iscrivetevi al mio canale, Il Pazzo dell'Horror, e iscrivetevi anche al canale dell'amico mio, Mille Film, che fa film veramente belli. Veramente vi invito tantissimo a iscrivervi al suo canale. Lo ringrazio tanto per il suo supporto che mi dà. E vi invito, ripetiamo il film, Final Destination 3. Quello della giostra. Questa è un'immagine del film molto cruda. Ripeto, per me la morte più brutta di questo film la fanno le due amiche Ashley ed Ashley, perché mentre vanno in un negozio per abbronzarsi
si chiudono dentro dei lettini abbronzanti, ma all'improvviso un pezzo di mobile gli cade su questi lettini e i lettini non si possono aprire più, poi vanno morti ustionarsi. Poi muore anche Frank, non è, fa una bruttissima morte, viene decapitato. Anche Lau, Levis, fa una brutta morte, gli viene schiacciata la testa. Anche Erin poi morirà uccisa da uno sparaglioti. Poi anche Perrin, uccisa da una bandiera che gli si conficca in petto. Anche lo stesso Lan, per strapparsi alla morte, pensando che facendo morire gli altri lui si strappa alla morte, ma lui sì, muore lo stesso. Anche i tre sopravvissuti pensano, facendo morire Lan, si erano salvati, ma muoiono tutti lo stesso. Muore anche lo stesso, sia Kevin, Wendy che Julien muoiono lo stesso, né Deron che Deriaglia. E tutte queste coincidenze poi nel quarto e nel quinto sono tutti deviati a volo 180, primo film. Non so se continuare a fare il quarto e quinto, perché sono, il mio parere, sono modesti. Comunque saluto ancora il mio grandissimo amico Walter e ripeto di iscriversi al suo canale, nuovissimo 1000 film, nuovissimo 1000 film distaccato, ripeto, fa recensioni di film di ogni genere, da poco ha fatto veramente delle belle recensioni, perciò chi ama le recensioni di qualsiasi tipo di film, non solo horror ma anche comico, anche drammatici, anche di qualsiasi, iscrivetevi al suo canale. Ok ragazzi, buon sabato oppure buona domenica quando andrà il video. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti.